mi piace girare a caso perché si trovano dei posti che non si erano da ricercare. Sono arrivato in questo posto, siamo sulle rive del Mississippi, sulla mascherina perché è pieno di gente, dopo vado dove c'è gente, adesso sto camminando, voglio andare a vedere dove lavoravano, mi sa, il caffè e il cashew, che dopo devo andare a vedere che cos'è. Adesso vi faccio vedere questo posto che è carino, carino, carino. Sono delle attrezzature abbandonate, questo è tipo un trattore, addirittura con le ruote in ferro. Qui non so se si può entrare, io entro. Qui sembra un po' tutto abbandonato, peccato, non so se è fatto apposta oppure no. Lì c'è probabilmente dove lavoravano il ferro, qua probabilmente. Lì sono gli aratri, aratri plurale. Praticamente siamo ovviamente nelle zone delle piantagioni dove c'era la schiavitù fino al 1864 qui in Louisiana, e dopo non c'era la schiavitù, ma c'era lo sfruttamento, diciamo, delle persone di colore nei campi. E questo è un villaggio aperto al pubblico, dove ci sono queste cose qua. Però potrebbero sistemarlo un po'. E per i miei ex colleghi vigili del fuoco, guardate che chicca, però anche qui vedete tutto abbandonato. Potrebbero ristrutturarlo, carino, qua ci sono. Molto carino, a vedere cosa c'è dentro. Ah, qui dove si sedeva la gente, tac. Però tutto abbandonato. Peccato, peccato, peccato. Siamo partiti da qui e siamo arrivati alla mia Ford Fiesta. Questa è ristrutturata, fortunatamente, molto bella. Allora, questo posto che mi sono fermato per caso, praticamente il comune, diciamo, la vera location si chiama Sorrento. Non è proprio la nostra Sorrento che conosciamo noi in Italia, però si chiama Sorrento, cioè l'ombra, il cappellino, e praticamente è la raffigurazione, si dice, non so neanche come si dice in italiano, di un villaggio della Louisiana del fine 800, primi 900. Thank you.
i chips della i chips di Sorrento. Ok, mi sono andato a documentare cosa significa, no, cosa significa, che cos'è la Kashun. Praticamente è un tipo di cucina che deriva dalle colonie francesi. Louisiana era una colonia francese e praticamente è un pasto che comprende tre pietanze, dove c'è il main dish che viene servito col riso solitamente, e poi c'è un po' di seafood, salsiccia. E però tipo qua c'è, in Louisiana c'è il crawfish e lo shrimp. Crawfish è tipo di granchio, lo shrimp è il oh, non mi viene in italiano, il gamberetto, ecco mi è venuto. Questa catapecchia con l'aria condizionata nuova casa del 1800, palafitta del 1800. Allora, non so se si vede, ma lì c'è un alligatore bello grosso. Adesso provo ad andare in giro della pozza a vedere se c'è qualcuno che si vede meglio. Sono immerso nella giungla alla ricerca di un alligatore. Ormai ho questo puntello di vedere un alligatore. L'ho già visto una volta in Florida, però non l'avevo ripreso. Voglio farvelo vedere bene. Adesso vediamo cosa si trova. Ah, qua dietro, tra l'altro ci sono altre case. Bello. Bello, bello, bello. Andiamo a vedere. Penso che non sia un percorso turistico questo qua, o forse io ho preso la strada sbagliata. Questo penso che sia dove stavano gli schiavi, dove stavano gli alloggi degli schiavi, credo. Interessantissimo. Sì, Kunta Kit. Negli anni 80 andava di moda Kunta Kit, il film, no? Qua sono dei trattori, è tipo un museo a cielo aperto. Ah, pensa che cosa ho trovato per caso. Ovviamente gli schiavi non avevano il bagno in casa, quindi avevano praticamente una latrina. Proviamo. Il legno, dice il buco. Forse anche una bicicletta lì. Biciclettina tutta arrugginita. Però interessante sto posto. Sto rotteame di bicicletta. Fortunatamente non ho seguito GPS, Google Map, se no non sarei mai arrivato qui a Sorrento. Praticamente ogni volta che mi dava la strada più veloce, io giravo dalla strada più lenta e sono arrivato per caso. Intanto gli sceriffi sono partiti, peccato che non ho ripreso, sono partiti in combinazione doppia. Bello, niente, adesso proseguo il mio tour lungo il Mississippi. Questo cartello è molto interessante, adesso vi faccio vedere. Praticamente hanno raccolto questa spazzatura, mi dicono per favore di
smetterla di buttare la spazzatura, e quindi hanno fatto questa scritta qui, DOTD, piena di spazzatura, e sono in un incrocio. Allora, sto facendo questa strada lungo la riva del Mississippi, è bellissima, bellissima, guarda, sono rimasto stupefatto, è piena di queste case dove delle piantagioni, e questa qua però è la più bella, guardate che viale di querce, e in fondo là si vede la casa padronale, bellissima, addirittura hanno messo dei sostegni per i rami della quercia. Ragazzi, se vi capita di venire negli Stati Uniti, venite a fare un giro in Louisiana, perché questa parte è bellissima. Non venite agosto perché forse ci sono un po' di mosquitos. Allora, i posti dove sono andato prima erano, mettiamo il cappellino così, tac, all'americana. I posti dove sono andato prima erano trovati a caso. Qui dove mi trovo adesso, invece, adesso vi farò vedere dove sono, è stato cercato, ed è il posto dove più a est dove andrò in questo road trip. È un posto cinematografico famosissimo, vediamo se lo indovinate, scrivete nel commenti se indovinate che film è stato girato qua, il più famoso film girato in Louisiana. Mentre vi faccio vedere la location, vi racconto un attimo di questo film qua, così vediamo se indovinate. Spero la luce sia buona, siamo un po' contro luce. Ecco qua, quella è la casa di cui stavo parlando, e tutta la location di un film che ha vinto 2 premi Oscar, uno per il miglior attore non protagonista e l'altro premio Oscar che l'ha vinto il regista per la migliore sceneggiatura originaria. Allora, il film è ambientato nell'epoca della schiavitù, quindi intorno alla metà del 1800. Il proprietario di questa casa nel film era Leonardo DiCaprio, e il film era iniziato, la prima scena del film è stata girata a Lubbock, Texas. Non è stata girata a Lubbock, Texas, ma era ambientata in Lubbock, Texas. Io non sapevo all'epoca cosa fosse Lubbock, Texas, dopo ci ho vissuto per 2 o 3 anni. Quindi avete indovinato il titolo di questo film. E allora, con la casa alle spalle, il regista era un estimatore e un amico, è ancora un estimatore ed era un amico del maestro Ennio Morricone. Ennio Morricone ha vinto un premio Oscar per la colonna sonora di un suo film, di quello successivo a questo qua dove sono adesso, e origini italiane, anche il nome ricorda una città pugliese. Signori e signori, qua è stato girato Django di Quentin Tarantino. Qua ci sono anche fa schiavitù, qua sembra che sono in galera, purtroppo è chiusa, non posso fare la visita, però dopo vado a visitare un'altra piantagione, e però farò un video apposta sulla schiavitù nell'altra piantagione dove ci sarà un tour guidato. Io non so se la telecamera qua dà la sensazione e la grandezza di questo viale alberato. Credo che sia il viale dove Django e il cercatore di taglie, che non mi ricordo il nome, arrivano alla piantagione, alla casa principale, che poi comunque è spostata sulla sinistra. Ragazzi, è una cosa impressionante questi alberi. In teoria non si potrebbe entrare, io ci sto camminando, al massimo mi tirano le orecchie.
che cosa allucinante, ragazzi. Ma gli alberi sono giganteschi, poi con queste cose che penzolano, e sarà lungo, voi non vedete la fine, sarà lungo comunque 300 metri, un rettilineo tutto coperto da questi bellissimi rami. Numero 1, Quentin Tarantino.